Dopo un periodo di magra abbastanza esteso, questa primavera cominceranno ad arrivare nuovi titoli per i due hardware next gen di Sony e Microsoft. In attesa di Titanfall e di Infamous Second Son, pronti per il mese di marzo, questo febbraio accoglieremo invece Thief e la riedizione di Rayman Legends. Grandi soddisfazioni anche per gli utenti Wii U, in attesa di un nuovo eccezionale platform, e ottime nuove anche per i giocatori rimasti fedeli alle vecchie console. Sono infatti in arrivo un paio di prodotti sicuramente interessanti. Il 14 febbraio si comincia con Lightning Returns Final Fantasy XIII. Si chiude con questo capitolo la trilogia dedicata alla nota eroina. Il titolo esplorerà una nuova dimensione in termini di gameplay. Un sistema di combattimento più dinamico ed action-oriented sosterrà la possibilità di controllo della sola Lightning all'interno di un'avventura che si prospetta completamente open world. Sempre il giorno di San Valentino arriverà Left Behind, DLC narrativo di The Last of Us, ambientato prima dell'avventura principale. Il contenuto aggiuntivo ci metterà nei panni di Ellie, mostrandoci nuovi aspetti della società nelle zone di quarantena. Il 21 del mese arriverà invece in esclusiva su Wii U Donkey Kong Country Tropical Freeze. È il secondo episodio della saga platform firmata da Retro Studios. Il solito fantastico level design, alcune nuove abilità ed il ritorno di vecchie spalle per Donkey rendono questa seconda iterazione, per quanto conservatrice, appetibilissima. Gli amanti del genere, insomma, fanno bene a prepararsi al ritorno di uno dei platform più impegnativi e ispirati degli ultimi tempi. Dopo gli ottimi risultati ottenuti su PS3 e Xbox 360, l'esplosivo Rayman Legends arriva anche su Next Gen. Ubisoft ripropone insomma il suo incredibile platform anche sui nuovi hardware. Non si tratta ovviamente di un'edizione alla ricerca di miglioramenti tecnici stratosferici, ma solo di un'occasione per avvicinarsi ad uno dei più ritmati esponenti della categoria, coloratissimo e vivace come pochi. In arrivo poco prima della fine del mese, esattamente il 27, troviamo invece Castlevania Lords of Shadow 2. Secondo capitolo della fortunata serie ideata dagli sviluppatori spagnoli di Mercury Steam, il gioco è pronto a migliorare il predecessore sotto ogni aspetto. Nuove dinamiche, armi ed abilità ed un sistema di progressione aggiungeranno alcune peculiarità ruolistiche all'avventura. Come sempre, grande focalizzazione sui combattimenti, più spettacolari che mai, e sul backtracking, sicuramente imperdibile per tutti gli appassionati della saga. Chiude febbraio l'uscita di Tales of Symphonia Chronicles e di Thief, entrambi in arrivo il 28. Il primo è la versione riveduta, corretta e in alta definizione di Tales of Symphonia, uscito su GameCube nel 2003, e di Tales of Symphonia Dawn of the New World, pubblicato originariamente su Wii nel 2008. Una delle aggiunte più gradite rispetto alle versioni originali è la localizzazione nella nostra lingua. Ma l'ospite d'onore di questo febbraio è Thief. Si tratta del reboot della storica serie stealth creata da Looking Glass Games nel lontano 1998. Il titolo ci vedrà nuovamente nei panni di Garrett, di ritorno nella città dopo una lunga assenza. Le dinamiche stealth, come sempre centralissime, si intrecciano con un level design che alterna spazi aperti a livelli più inquadrati, nel corso di un'avventura che si preannuncia piena di misteri e intrighi. Eccezionale la caratura artistica, la caratterizzazione delle ambientazioni, ma anche il gameplay, che reinterpreta le dinamiche di infiltrazione giocate sull'alternanza fra luce ed ombra, tipica della saga.